Mascherine e niente strette di mano, per carità, ma l'invito arriva subito dopo l'incontro con il professor Andrea Crisanti, virologo di fama internazionale in prima linea contro il coronavirus. Il sindaco di Abano, Federico Barbierato, impegnato nel rilancio delle terme dopo questo periodo terribile per il turismo a causa del Covid, si dice pronto ad accogliere al più presto il professor Crisanti nel suo comune. Siamo pronti a ripartire, Abano, città della salute, una città da sempre attenta a questo aspetto, alla sicurezza dei turisti, dei lavoratori e di tutti coloro che si prendono cura degli altri. E a giugno partirà la nostra stagione con le prescrizioni, con tutte le misure atte a preservare la salute di tutti. I nostri operatori termali sono pronti a partire. E quindi ci accingiamo ad aprire la stagione a giugno. Non ci sono mai stato da Abano, ma hanno detto che è bellissima, che stai ai piedi dei colli Ugani con questa vegetazione lussureggiante, tutta questa natura particolare di questi colli vulcanici, con queste acque termali, vero? Sì, siamo pronti ad adottare tutte le misure che sono già state implementate all'interno di ogni struttura del nostro territorio. Si tratta ora solo di vivere l'esperienza in tutta sicurezza e con la salute al centro dei nostri ospiti. La campagna informativa per il rilancio delle terme prevede la realizzazione di un video con vari testimonial tra i VIP che frequentano Abano abitualmente. Sicurezza prima di tutto per far ripartire l'eccellenza delle strutture, delle piscine, dei fanghi, le cui proprietà sono riconosciute e famose in tutto il mondo. Cioè, nel fango.